lei comincia a divincolarsi, ma i suoi sforzi rendono più sensibile la sua debolezza e nello stesso tempo fanno ondulare il suo corpo contro il mio. Ora la trascino verso la camera, ma strada facendo la stringo contro di me in modo da sentire bene il tenero strofinio dei suoi seni attraverso la seta svolgita della camicia. Poi, sempre tenendola, costringo la piccina ad inginocchiarsi. Le immobilizzo i polsi dietro la schiena con una sola mano che preme contro l'incavatura della vita e la schiaffeggio più volte senza fretta, con l'aria di punirla. Lei sa che ha bisogno di una punizione. Dopo la carezzo con le mani il viso e anche le labbra, ma siccome non si dimostra compiacente quanto voglio, la schiaffeggio ancora senza spiegazioni. Punita per la seconda volta, mi bacia senza reticenza. Allora la faccio stendere servile, sottomessa, a pancia in giù. È la posizione che preferisco. Ferma, cara, indifesa. Le faccio risalire piano la camicia e le spingo giù i pantaloni, dolcemente. Con la punta delle cinque dita sfioro la pelle nei punti in cui è più delicata, non tanto per interessare la prigioniera, non tanto per interessare la prigioniera. Questo pensiero rischia di farmi sfuggire l'immagine. Non tanto per interessare la prigioniera. Accendo la luce e guardo il cuscino. La prigioniera. Ecco cosa c'è di bello nella masturbazione. Non c'è nessun bisogno di preoccuparsi per l'altra persona. Però guai a distarsi, eh. Devi essere un tutt'uno. Testa e tutto. I ragionamenti intermedi sono fallimentari. Fra la tensione del pensiero e il corpo non deve esistere niente. La masturbazione è la prima forma di interezza. E non solo quello. L'amore in uno è il più perfetto, non ha mai sfasature. È l'unico amore in cui una persona faccia veramente i conti con il proprio sesso. Fanno ridere quelli che la chiamano disperata solitudine. La masturbazione è una scelta privata e universale. È il rilancio dell'individuo. Ti libera dall'untuosa ideologia del sociale, ti libera dai sofismi della conservazione della specie e ti porta verso l'immagine pura. È il più alto dovere dei poeti, o la capisci o non la capisci, o ce l'hai o non ce l'hai. Non ci si può accedere con la logica, è una verità del cuore, come la mamma, come la patria. Mi sono esaltato. Quasi quasi stasera resisto. Così domani anche meglio. Ma quanti saranno quelli che a 40 anni? Non lo saprò mai. Non so se dormire o se tornare ai miei filmini. Già, ma chissà quanti saranno quelli che a 40 anni? No. Sarei curioso di sapere che tipo di tecnica. No, secondo me ci sono due tendenze. Quelli della donna astratta, stupenda, completamente inventata, piena di fianchi, di cosce, di tette. No, magari no. No, io sono realista, sì. No, perché, scusa, cos'è poi un culo se non si conosce profondamente il proprietario? Non è niente, dai, è un oggettone. Le mie donne, non lo sanno, le mie donne sono quelle che incontro tutti i giorni, quelle di cui conosco la madre, il cugino, il fratello, il marito, quelle sposate, le mogli degli amici, le faccio parlare proprio con la loro voce, sono precisissimo nell'immaginare i gesti, ognuna ha il suo carattere, mai far fare cose che una non farebbe, magari che non ha mai fatto questo sì, ma che io so che farebbe. Con me le farebbe! Guarda la Barbara. Come la odio la Barbara. Dice che è timida, capisci? Dice che ha vergogna del suo corpo. Sì, ha vergogna del suo corpo. E mette su delle gomme che si incollano al culo. Va bene, al culo piccolo, lo ammetto, ma si vede di più, no? Che fai, ti incazzi? Che mi incazzo, sono realista. Intanto il pensiero mi si indebolisce, se ne va, mi svapora, ecco.
La Barbara si è svaporata, ecco, mi si intreccia con qualcun altro, lo so, c'ho il pensiero debole, mi si intreccia con la Cornelia. La Cornelia? Ma che c'entra la Cornelia? È tutto un altro tipo, dai, è tremenda, isterica, ma è un gesto fuori di posto, tutta controllata. Sarebbe bello vederla partire, sarebbe bello vederla fondere la sua dignità, sì, ti scavano il cervello, Cornelia, te lo tiro al mito, così, così, così. Fatale come io, un attimo dopo pensi subito a tutt'altro. Anzi, più che pensare, è una specie di amarezza. Non ho mai capito perché io, per recitarmi, devo aver bisogno di certe fantasie strane, contorte. Forse la nostra vita sessuale è irrimediabilmente corrotta. Spesso anche con una donna è un amore tutto mentale. Si va avanti da soli. Sì. È un amore monosessuale, come la masturbazione. È l'assoluta mancanza dei sensi. È un erotismo distaccato e distorto. È la nostra sessualità. Il lirismo degli impotenti. Non c'è niente da fare. In amore, il pensare è niente. Il sentire è tutto. Un corpo, un suono, un odore, una vita.